Adoverato procuratore Gratteri, dicono che per la giustizia bisogna anche di un buon giornalismo. Lei stasera parla con un totem del giornalismo, Pietro Melia. Ma io ho sempre dato la massima considerazione all'informazione, anzi ci sono rimasto male, anzi mi sono dispiaciuto, arrabbiato quando ho visto che è stata messa mano alla riforma, alla possibilità di spiegare alla gente cosa accade su un territorio e il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti e il sindacato dei giornalisti non hanno detto una sillaba. Dopo, chi non era andato in commissione giustizia, chi non aveva avuto tempo, chi non aveva studiato, e intanto la riforma Cartabia è passata. E qui io non penso che possiamo parlare di democrazia se i cittadini non vengono informati su ciò che accade sul loro territorio. Lei è temuto perché severo, rispettato perché giusto, un po' come il mio professore al ginnasio. Ma non lo so, questa è una valutazione che devono fare gli altri, che dovete fare voi e valutarci ogni giorno sul campo di battaglia. Ecco, tornando al tema di questa sera, sequestro Materazzi, quanto quella vicenda ha influito, ha condizionato e ha un po' pregiudicato anche il futuro di questa regione e della lotta dei La stagione dei sequestri di persone è stata il periodo durato 20 anni, è stato il periodo più buio della storia della Calabria, perché da lì è partito un decadentismo dal quale ancora oggi non ci siamo ripresi. È stata spazzata via un'intera classe dirigente, è stata spazzata via una classe sociale, è stata spazzata via la borghesia e quindi è mancato l'anello. E il posto della classe dirigente, della classe borghese, è stato preso poi da figli di capi mafia che erano pastori o muratori e hanno poi occupato pian piano la cosa pubblica. Noi ancora paghiamo il prezzo e il costo sul piano della credibilità, sul piano del decollo dell'economia di questa regione, partendo proprio a causa dei sequestri di persone. Procuratore, a che punto sono le sue lezioni sul dialetto napoletano? Ma non lo so, io ho fatto domanda, ora aspettiamo la decisione del plenum del CSM e poi come va, non ci sto pensando più di tanto. Io sto bene, purtroppo oltre più di un anno non potrò stare a Catanzaro, amo quell'ufficio costruito con tanti sacrifici, con tanto sudore, ci sono dei magistrati di primissimo piano, polizia giudiziaria di altissimo livello e quindi una bella squadra e mi dispiace appunto per questo, anche per questo lasciarlo. Dottor Gratteri, questa sera si gioca un po' a ruoli invertiti. Di solito è Pietro Melia che presenzia la presentazione dei suoi libri. Questa sera è il contrario, diciamo, come si sente in Ma questo vediamo come adesso? va, vediamo come va. Iniziamo questa nuova impostazione, questo nuovo impegno e sarete voi poi a giudicare. È un'ultimissima battuta, mi scusi, io continuo ogni volta in intervista a chiederle perché le persone buone, giuste e corrette hanno la scorta. Ma non è sempre così, ci sono anche persone che hanno la scorta e non gli sarebbe dovuta o non necessaria. Una domanda, ritornando al sequestro, cosa ricorda lei di quegli anni? Ci consegna un ricordo suo personale di quel momento? E quegli anni io ero ragazzino, io quando è iniziata la stagione di queste persone, io frequentavo le scuole medie all'Ocri, c'era terrore, c'era paura, chi aveva all'epoca più di 1 miliardo aveva paura, era quindi tutti i farmacisti, avvocati, latifondisti, piccole aziende avevano il terrore e scappavano, hanno mandato i figli da Roma in su e poi loro pian piano si sono spostati per aprire nuove attività. Pietro, la presentazione del tuo libro Intervista che ha riacceso i fari su uno degli episodi più bui della Calabria e della Loggia del sequestro Materazzi. Dopo 50 anni, quasi 50 anni, hai sentito probabilmente l'esigenza quindi di mettere nero su bianco su questa vicenda. Sì, Ci perché consiglia?
Sì, perché quello fu l'episodio spartiacque tra la vecchia e la nuova mafia. La vecchia mafia che in qualche modo faceva rispettare le regole e la nuova mafia che invece spingeva per conquistare mercati di ricchezza più larghi. E Tobia Matarazzi fu vittima di questa nuova ipotesi perché seguì l'omicidio di chi lo proteggeva, cioè del capo della mafia di Siderno, che era il capo della mafia della Calabria, Antonio Magrì. E da lì poi si aprì uno scenario incredibile, drammatico per la Calabria, con centinaia e centinaia di sequestri di persona. A cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 si fece terra bruciata della borghesia del territorio della Locride, soprattutto perché tutti furono costretti ad andare via, appunto per paura di rimanere vittime ed ostaggi della anonima sequestri. Sequestro Matarazzi, uno spartiacque. Quando c'erano i bronzi di Riace, Pietro Melia c'era, un modo di fare giornalismo che è diverso da quello attuale. Ma consumando le suole delle scarpe, perché allora bisognava, non c'erano telefonini, non c'erano gli strumenti che ci sono oggi, le nuove tecnologie, allora dovevi soltanto camminare, guardare, osservare, ascoltare e poi tirare fuori le notizie che arrivavano, e tante, perché stando in mezzo alla gente le notizie si riusciva in qualche modo a capirle. Poi non solo abbiamo consumato suole delle scarpe, abbiamo consumato, perché non c'erano, vi ricordate, c'erano i telefoni pubblici, quindi io camminavo con un sacchetto in plastica con dentro 60 o 70 gettoni e mi fermavo ad ogni cabina pubblica e facevo una telefonata al pronto soccorso degli ospedali di Locri, di Siderno, e poi chiamavo le compagnie dei carabinieri di Roccella, di Bianco e di Locri, i vigili del fuoco, e insomma tutte le istituzioni che in qualche modo potevano fornirmi delle notizie. Poi stavamo quasi in pianta stabile al vecchio Palazzo di Giustizia e soprattutto dietro la porta del procuratore della Repubblica dell'epoca, che ci forniva delle notizie per noi molto importanti, che ci davano l'opportunità di riempire i nostri giornali. Abbiamo cominciato da lì e poi di strada ne abbiamo fatta tanta. E con la serata di stasera, una Soverato viva, riempita di gente, semplici cittadini e persone importanti, c'è la bandiera blu della legalità? Ma io me lo auguro, perché ho visto molta attenzione rispetto alle cose che ha detto Nicola Gratteri. Beh, se riuscissimo in qualche modo a prendere, non voglio esagerare, ma il 10-15% di ciò che questa sera ha detto Nicola Gratteri, sicuramente faremo tanti passi in avanti. Io me lo auguro. E la domanda del direttore Melia Gratteri è stata: sconfiggeremo la mafia? Non ha dato delle risposte proprio incoraggianti. No, e lui si è riferito anche a Falcone, ha citato Falcone dicendo che Falcone sì, ha parlato che la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani è destinato a nascere, a sopravvivere e poi a morire, e però ha aggiunto una postilla: e allora la mafia morirà quando sulla terra non ci sarà più la rappresentanza della razza umana. Noi speriamo di no, ma dipende tutto soprattutto da noi, cioè modifichiamo i nostri comportamenti, cominciamo a vedere le cose in modo diverso, ad impartire ai giovani lezioni civiche, e forse riusciremo sicuramente a raggiungere traguardi che per il momento sembrano inarrivabili. Io sono fiducioso. Hai all'attivo molti anni di cronaca nera, continuerai con questo filone? Non lo so ancora, dipende. Poi, se queste cose nascono, cioè il libro Testimonianza di Tobia Matarazzi, e voglio ricordarlo, è il primo ex sequestrato che si apre a cuore aperto con un giornalista, perché non ricordo che ci siano altri libri di questo genere. È nato così occasionalmente, ci siamo rivisti a Roma dopo quasi mezzo secolo, eravamo ospiti di un nostro amico comune, un attore a teatro, e poi siamo andati a cena, ho capito che aveva qualcosa di cui voleva liberarsi, insomma da cronista ho insistito, e poi alla fine dopo aver premesso fammi parlare con la mia famiglia, poi ti farò sapere, 10 giorni dopo insomma mi chiamò per dirmi sì, sono disponibile, cominciamo. Ecco, è stato per lui anche una sorta di catarsi, si è liberato di un peso, di un grumo che aveva sullo stomaco, e dopo 50 anni penso che abbia raggiunto quella serenità che gli è mancata per mezzo secolo.
Alle 12 in punto sui telefonini dei calabresi è apparso un messaggio di allarme, un avviso sperimentale lanciato da IT Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico della protezione civile che servirà ad avvertire la popolazione di una determinata area geografica di un'emergenza climatica in arrivo o di una catastrofe naturale in corso. Certo, IT Alert, quando poi sarà operativo, probabilmente l'anno prossimo, consentirà al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile di inviare dei messaggi, quindi di avvisare la popolazione, in determinate circostanze quando avvengono eventi particolarmente importanti. Attualmente sono previsti messaggi qualora si verificano eventi legati al rischio maremoto, quindi lo tsunami, rischio vulcanico, rischio industriale, rischio di crollo righe e rischio radiologico e rischio nucleare, in modo tale che in maniera selettiva i cittadini possono essere avvisati. Con l'arrivo del messaggio viene richiesta ai cittadini la compilazione di un questionario. Molto importante, una volta ricevuta la notifica che è accompagnata da un allarme sonoro, compilare il questionario che si trova sul sito di IT Alert. Questo ci consentirà di comprendere la reale portata dell'esperimento e di verificare che effettivamente abbia avuto una buona diffusione e un buon successo. Una cosa molto importante, non si tratta di avere i numeri di telefonia da parte del Dipartimento Nazionale, perché la tecnologia è self broadcasting, quindi ci si appoggia sulle celle degli operatori telefonici. Un po' di preoccupazione per qualcuno meno informato, il sistema ha suscitato la curiosità da parte dei cittadini. Un'ottima cosa, penso che sia una cosa molto utile, speriamo che sia meglio organizzata e più accessibile a tutti quanti. Allora è una cosa nuova, spero funzionerà, la trovo molto utile e credo molto efficace. Sì, ero molto curiosa e la sensazione è stata abbastanza strana. Sì, mi sono fermata, ho letto il messaggio e poi ho guardato intorno per vedere se è arrivato anche ad altre persone. Non lo ricordavo, l'ho letto stamattina, poi due secondi fa mentre parlavo con mio fratello è arrivato questo alert e lui si è un pochettino spaventato, io gli ho detto no, non hai letto. Comunque, una cosa molto positiva. Assicurare ai cittadini la disponibilità dei farmaci di cui hanno necessità, evitando le carenze e i problemi di rifornimento che si sono verificati in passato. È questo l'impegno ribadito nel corso dell'ultima riunione del tavolo tecnico per l'approvvigionamento dei farmaci presso il Ministero della Salute, presieduto dal sottosegretario Marcello Gemmato. Al centro della discussione le modalità e le procedure da mettere a punto anche in vista della stagione autunnale per prevenire forme di accaparramento e di improvvisa mancanza negli scaffali delle farmacie dei medicinali prescritti dai medici ai loro pazienti. In questa direzione il contributo portato alla riunione dal presidente della FNOMCEO Filippo Anelli. Si è riunito il tavolo tecnico per l'approvvigionamento dei farmaci presso il Ministero presieduto dal sottosegretario Marcello Gemmato. Un tema, quello affrontato dal tavolo tecnico, particolarmente importante per la salute dei cittadini. Si trattava e si tratta di comprendere perché alcune tipologie di farmaci oggi non si riescono a trovare in farmacia. In maniera particolare la carenza di amoxicillina nella formulazione pediatrica, cioè la sospensione di questa molecola, crea particolarmente ansia e preoccupazione da parte dei genitori e da parte delle mamme. Abbiamo ringraziato il sottosegretario Gemmato per la sensibilità su questo argomento e l'attenzione che il Ministero vuole evidenziare, perché il tema è particolarmente importante non solo per la moxicillina, ma anche per altre tipologie di farmaci che potrebbero nel tempo determinarsi. Ovviamente la produzione di questi farmaci oggi è soggetta alle leggi di mercato e molto spesso, come dire, l'acquisto di questi farmaci da parte di altri paesi
porta ad una carenza anche nel nostro paese. Noi abbiamo voluto assicurare al sottosegretario la piena disponibilità della professione medica a dare il massimo della collaborazione, a trovare soluzioni alternative lì dove dovessero verificarsi carenze importanti e a sostenere l'azione del governo nell'individuare quelle soluzioni insieme con AIFA che porteranno poi nel giro di breve tempo a trovare la disponibilità dei farmaci interessando le aziende che li producono. L'Italia deve recuperare un gap rispetto al resto d'Europa nelle vendite di auto elettriche e di conseguenza anche sulle infrastrutture di ricarica. Ne parla Marco Alù, direttore delle relazioni esterne di Ford Italia, in un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Ormai in Europa le vendite di vetture elettriche si attestano nella media sul 15% dell'immatricolato. Ci sono paesi come la Norvegia, che è il paese oggi forse più elettrificato del mondo, dove le vendite ormai sono al 90% di vetture elettriche, quindi non si vendono più vetture termiche sostanzialmente. Ma la Francia, la Germania, l'Olanda sono tutti paesi che stanno andando sui 15, 16, 18%, quindi una media molto alta. Noi siamo ancora al 3,5%, quindi di fatto siamo marginali a questo punto di vista. Allora però la rete di ricarica paradossalmente in questo momento è adeguata. Certo. È adeguata, però non ci possiamo cullare. Cioè, non è una bella notizia. Sì. Ford sostiene pienamente la roadmap europea per la transizione green. In Europa noi siamo stati fra quelli che non solo hanno firmato ma hanno anche sollecitato la comunità europea affinché una volta stabilita la data oltre la quale non si potevano più 2035 commercializzare motori termici, però poi l'Europa si attivasse affinché gli stati poi mettessero in piedi quegli investimenti in infrastrutture che servono per favorire anche incentivi non solo per comprare l'auto ma per produrle, ma per produrle ma anche per poi utilizzarle, perché poi una rete diciamo di infrastrutture di ricarica è fondamentale per poter favorire questa transizione. Al via i saldi estivi. In tutta Italia, a eccezione della provincia autonoma di Bolzano, è già cominciato il periodo degli sconti. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 213 euro, per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro. Si stima che le famiglie che acquisteranno in saldo saranno 15,8 milioni, mentre a persona verranno spesi in media 95 euro. La Federazione Moda Italia Confcommercio ha fatto sapere che ci si aspetta una crescita delle vendite di circa il 5% rispetto al 2022. La novità di quest'anno è l'applicazione, dal 1 luglio, del nuovo codice del consumo, che modifica le norme su sconti, promozioni, liquidazioni e saldi e introduce per la prima volta una regolamentazione anche delle vendite online. Tra i principi base per il corretto acquisto in saldo ci sono la possibilità di cambiare il prodotto danneggiato o non conforme e l'obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Questa domenica è chiaramente divisa in due parti. Innanzitutto Gesù ringrazia il Padre Dio perché i piccoli accolgono il suo messaggio e poi invita ad avvicinarsi a Lui per trovare rifugio, riposo, forza e soprattutto il suo esempio, un esempio di vita realizzata. C'è una stranezza che ci appare ascoltando queste parole. Gesù ringrazia Dio in un momento della sua vita che era molto problematico, anzi era per lui un parziale fallimento di quello che stava facendo. La gente non lo capiva, i discepoli cominciavano a dubitare del suo messaggio, le autorità criticavano e polemizzavano con lui. Dunque, dovunque ci si girasse, Gesù trovava ostilità e incomprensione. Però tra i tanti qualcuno accoglieva il suo messaggio ed erano i piccoli. Gesù allora è capace di ringraziare il Signore, il Dio Padre, per questi piccoli, per questi pochi, per questi umili. Perché dice, questo è il progetto di Dio Padre, incominciare dal basso, incominciare dal poco. Dunque è capace di vedere l'opera di Dio Padre anche nelle difficoltà, anche nelle tribolazioni, anche nei fallimenti. E si fida del Padre. Ci chiediamo, ma chi sono questi piccoli?
li ha già elencati nel discorso della montagna, proprio all'inizio del discorso della montagna, nelle beatitudini. I piccoli sono i poveri, i miti, i misericordiosi, gli operatori di pace, coloro che operano per la giustizia, i puri di cuore. Sono beati, dice Gesù, perché hanno Dio dalla loro parte, Dio sta con loro. La seconda parte, come dicevo, è quella in cui ci invita ad avvicinarci a Lui. E anche qui qualcosa di strano. Gesù non promette ricchezze, successo, una buona salute a coloro che si avvicinano a Lui, ma promette un giogo, un carico leggero. Come fa a essere un carico leggero, un peso leggero? Questo ce lo possiamo anche chiedere. E qui evidentemente Gesù sta usando quello che chiamiamo paradosso, un'immagine un po' fuori dalla realtà. Ed è un'immagine che forse a noi dice poco, perché portare il giogo sembra una qualcosa di negativo, ma ai tempi di Gesù era l'immagine particolare dei discepoli dei rabbini, i quali facevano la fatica di imparare a memoria la legge di Mosè. Dunque era la loro tipica attività. Come si metteva il giogo all'animale perché lavorasse a fin di bene per il padrone, così i discepoli dei rabbini si impegnavano nel pesante compito dello studio per poi andare a lavorare nel campo del Signore. Gesù usa questa immagine ma la cambia. Non i discepoli dei rabbini, ma i piccoli, le persone in difficoltà. Non imparare una legge, una lista di norme e di decreti, ma imparare dall'esempio di Gesù. Lui che si dice mite e umile di cuore. Mite, cioè una persona che non si impone, ma che semplicemente propone. È la sua relazione, l'atteggiamento che lui ha verso le persone che incontrava quei tempi. E poi umile di cuore, cioè povero in spirito, che è l'atteggiamento verso Dio, come una persona che dipende completamente da Dio. Allora, paradossalmente, questo peso, questo giogo diventa leggero, perché lui l'ha portato per primo e perché lui ci aiuta a portarlo, secondo il suo esempio. Allora, quel giogo, che normalmente lo possiamo prendere come immagine di oppressione, di schiavitù, diventa, attraverso Gesù, l'immagine dell'impegno che porta alla vera libertà. E questa vera libertà ci auguriamo di ottenerla anche noi nella nostra vita di ogni giorno. Buona domenica.